Oggi voglio raccontarvi che cosa significa far parte di un branco di cinghiali. Spesso mi chiedete perché non ne ho paura, ma i primi tempi ne avevo. E come? Guardate le loro zanne. Sono capaci di perforare le gambe di una persona, ma le zanne sono di più. Il vero pericolo è la loro forza fisica. Lei è Bea, arrivata al rifugio così piccola che doveva essere allattata. Per cercare affetto puntava il naso sulla mia gamba. Pesava pochissimo, eppure mi lasciava lividi enormi. E lei era cucciola. Altri cinghiali arrivavano al rifugio da adulti e feriti. Ed è lì che ho capito che potevo fare la differenza. Se avessi imparato a capire il loro comportamento e a comunicare con loro alla pari, avrei potuto essere davvero d'aiuto. Ogni movimento del corpo e della testa ha un significato. Il loro naso è capace di scavare tra le pietre e lo usano per respingere gli ospiti quando non sono graditi. Io non posso usare il mio naso e devo fare lo stesso con le mani. I giovani esemplari lottano tra loro spalla contro spalla facendo pressione, finché uno non cade e il vincitore lo morderà sul collo. Non posso permettermi di giocare con loro allo stesso modo e devo disinnescare il loro comportamento immediatamente. Il cibo è un momento importante per la gerarchia sociale. Il cinghiale più forte cerca di limitare l'accesso al cibo agli altri, soprattutto ai nuovi arrivati. Perché questa non è la loro famiglia d'origine. Arrivano soli, traumatizzati, il loro branco spesso è stato diviso e decimato. E una volta arrivati al rifugio, dovranno restarci per sempre. Un giorno ero con loro e stavo coccolando quello più piccolo appena arrivato. Gli altri sono venuti di corsa ad allontanarlo appena se ne sono accorti. Quest'atto così aggressivo mi ha colta di sorpresa. Ed è lì che ho capito. A loro dava così fastidio perché ero diventato un elemento importante del branco che stava dando confidenza a un estraneo. Ma dovevo dimostrare loro che non era una minaccia. E da quel momento ho cercato di coccolarlo sempre insieme agli altri, finché un giorno hanno smesso di emarginarlo. Le coccole per i cinghiali, infatti, sono un altro importante elemento sociale. Amano riposare vicini, sfiorarsi con il muso o con il fianco. Questi gesti sono molto più frequenti di quanto si pensi. Nella magia del momento ci si potrebbe dimenticare che si tratta di animali potenzialmente molto pericolosi. I cinghiali fanno paura. Siamo sempre stati abituati a pensare che dobbiamo avere paura di loro. Il problema è che non sappiamo il perché. Sono animali selvatici come i lupi e gli orsi. Se si sentono minacciati, attaccano. Se in città è più facile per loro trovare cibo, come la spazzatura che non viene smaltita, preferiranno quello al cercare le ghiande nel bosco. Se la capobranco viene uccisa, le altre femmine creeranno nuovi gruppi e la popolazione aumenterà di conseguenza. Quindi il problema non è la paura. È che non sappiamo il perché dei loro comportamenti, come per tutti gli altri animali. Ecco perché sentite spesso parlare di qualche folle che ha dedicato la sua vita a imparare a vivere con i lupi o gli scimpanzé. Per rispondere a una semplice domanda: animali, chi siete voi? È acceso. E questa è solo la prima delle avventure che vivremo insieme. E quindi ci vediamo al prossimo video.